questo è il primo. Si sentirà qualcosa? Non lo so. Comunque non registriamo. Non puoi doppiare, no? Ciao a tutti, questo è il primo vlog sul mio canale YouTube. Sono in compagnia di Daniela, le ombre del fuoco. Che presentazione professionale. Sì. Che si cosa? Come si chiama? Daniela, sì. Daniela, sì, Daniela, sì. Daniela, le ombre del fuoco, visitate il suo canale, vi metto come sempre tutti i link nel box informazioni e siamo qui a Salerno all'ex Salid per una manifestazione che si terrà oggi, che è 22, domani e dopodomani, organizzata dall'Informa Giovani di Salerno. Quindi abbiamo colto l'occasione per fare alcuni workshop, la cosa ci piace tanto. Daniela farà quello di radio e io farò quello di autoproduzione dei cosmetici naturali. E niente, come ti pare? No! Telefono, sì. Casa. Allora, eccoci qui, quindi abbiamo intenzione di seguire questi workshop e speriamo che insomma sia... No, non mi piace questa cosa, taglierò! Questa cosa la taglierò abbondantemente. Ma no, ma perché è spontaneo? Oppure la metto nei blooper. Ok. Faremo un blooper, un blooper gigante. Lo sai, me lo devo comprare il ciacco, ho visto che Valentina. Ma dove Valentina? Oh, ho visto che hai comprato il ciacco, me lo comprerò anch'io. Non c'è ancora Tiger, c'è no, casetta. Vabbè, siamo saltati. Online però mi sa. No, non si vende online. Siamo saltate da pali in frasca, vabbè, comunque noi aspettiamo l'inizio di workshop, intanto speriamo che non stanno aspettando noi. Camion e cose varie, pioveva fino a 5 minuti fa, adesso c'è il sole ma ci sono dei nuvoloni allucinanti. E quindi nulla, noi adesso andiamo a fare questo workshop e ci sentiremo poi alla fine del corso. Un bacio, ciao! Seguito il laboratorio di Make Up Green, quindi autoproduzione di cosmetici ecosostenibili tenuto da Legambiente Orizzonti Salerno,
E sono veramente felice. Ringrazio Alessandra, che è la ragazza appunto che ha tenuto il corso e ha regalato a tutte noi alcuni prodotti appunto che ha realizzato durante il corso stesso, e cioè una maschera purificante all'argilla bianca e uno scrub anticellulite con degli oli essenziali. Sono molto felice di aver seguito questo corso e spero di poter iniziare ad autoprodurmi qualcosa in casa anch'io quanto prima, perché credo che ci aiuta tantissimo ad utilizzare prodotti di buona qualità, e sicuramente questo migliorerà non solo la nostra pelle ma anche la nostra vita in generale. Questo è il Deblian appunto della manifestazione a cui ho partecipato, e c'erano veramente tantissimi workshop interessanti, purtroppo erano in contemporanea, quindi ho preferito scegliere questo di make-up proprio perché mi stavo avvicinando in questo periodo all'autoproduzione di cosmetici. Ho già comprato qualcosina che spero appunto di iniziare quanto prima. Però mi sarebbe piaciuto tanto anche fare il workshop che ha fatto Daniela, cioè quello di radio, voglia di comunicare. Sicuramente credo che questi workshop, a maggior ragione perché sono gratuiti, aiutano le persone ad avvicinarsi magari alla propria passione che non sanno di avere. Magari una persona per curiosità va a uno di questi workshop e poi scopre di avere una grande passione per quel mondo. A me sarebbe piaciuto veramente frequentarli tutti, però purtroppo non è stato possibile. Spero comunque che ci saranno altre iniziative di questo genere a Salerno, perché almeno per quanto mi riguarda sono sempre poche le iniziative che coinvolgono i giovani, o almeno sono poco pubblicizzate. Questa è stata una bellissima occasione per conoscere nuove persone, per saperne di più su un argomento a cui io mi stavo già avvicinando di mio, e quindi nulla, io sono felice di aver fatto questa piccola esperienza. Spero che questo piccolo mini, super mini vlog vi abbia comunque tenuto compagnia in qualche modo. Adesso vado a provare i prodotti che ci sono stati regalati da Alessandra, e vi saluto e vi mando un bacio. Alla prossima, ciao ciao!